Oggi in studio con noi abbiamo i componenti del gruppo musicale Mammut. Li andiamo a presentare velocissimamente. Giulio Molinari al basso, Alessandro Violini alla batteria, Marco Ferzini chitarra e voce e Simone Novelli voce. Buonasera e grazie della disponibilità. Buonasera, grazie a voi. Tutti, come vedete, come gli ascoltatori possono vedere, tutti molto giovani, classe 1982 e tutti della Vallesina. La loro avventura musicale comincia nel 99, nel 2000 viene registrata la prima cassetta ufficiale, poi la band attraversa fasi diverse anche di inattività fino a gennaio 2007, in cui riparte con un nuovo nome, appunto quello attuale, Mammut. Intanto, come nasce questo nome, che significato ha e chi l'ha scelto, se qualcuno di voi oppure è stato il frutto di un lungo dibattito? Esatto, è stato un frutto di un lungo dibattito e abbiamo provato diversi nomi, ma questo non è che ha un significato particolare nella parola. Innanzitutto ci piaceva come suonava Mammut e poi insomma c'ha un richiamo all'animale preistorico che ormai anche estinto e un animale potente come definiamo noi la nostra musica e nel complesso lo abbiamo poi scelto perché rodandolo e inserendolo nelle nostre scalette ci piaceva sia il suono che questo richiamo, quindi l'abbiamo mantenuto. Marco, Alessandro e Giulio sono i fondatori del gruppo nel 99, Simone invece si è aggiunto nel 2007. Avete voluto ricreare, ricostruire questa band perché? Come è rinata questa band? Qual è stata la spinta? La nostalgia prima di tutto. Nel dicembre 2006 presi in mano un vecchio CD che avevamo realizzato ancora con il nome di No Underplot, se non erro, che era una vecchia formazione fino al 2001, e colto questa nostalgia ho detto no, basta, bisogna troppo voglia di dire qualcosa con la musica. Faccio quindi un giro di telefonate e riprendo i miei fedeli della giovinezza per riaprire un progetto musicale, quindi è nato così. Poi loro hanno aderito subito, da lì qualche prova, la necessità poi della voce, abbiamo contattato verso aprile Simone, che poi è anche un ex compagno di liceo e è diventato parte integrante. Alessandro mi ha visto una sera, perché anche con un altro gruppo faccio qualche serata con canzoni dei Creedence comunque, e era passato così per caso, quando mi ha visto ha pensato, beh cavolo, non sapevo che cantava, infatti tre giorni dopo mi chiama e dico, adesso che cavolo vuole questo? Una timbrica potente e invece mi ha dato lo spunto buono per riprendere qualcosa comunque che era negli obiettivi, diciamo, un gruppo con cui creare musica nostra, quindi per trasmettere nostre emozioni e non andare a ricalcare cose sentite da altri, diciamo. La cosa interessante secondo me è che questo richiamo è venuto un po' per riprendere quel CD promo che avevamo fatto ma mai finito veramente, sia a livello di testi non mai definiti, soprattutto erano in inglese, non era italiano, poi comunque non c'erano i testi veri e propri. La cosa interessante è che quindi è nato questo progetto per riprendere e rifinire il vecchio CD preparato. Invece in pratica è venuto fuori tutt'altro, perché poi ricominciando a suonare è venuto lo stimolo di creare altro, oltre che a riprendere quello che già in parte era stato fatto. E lì con, secondo me, emozioni nuove. Sì, è venuta fuori la vera vena di Mammut, sì. È venuta fuori poi provando dopo. Quindi il progetto è cambiato, si è evoluto. Ringraziamo i Mammut per la loro disponibilità, per essere stati qui con noi oggi. Li rinominiamo velocissimamente: Giulio, Alessandro, Marco e Simone. E Vallesina TV vi fa un grande in bocca al lupo per la vostra attività musicale. Grazie ancora, dallo studio Vallesina TV è tutto, Lucia Romiti.